Alessandro. Mi hanno detto, se vai da Luca, sì, vai coperto. Io mi sono coperto, me l'ha detto Marco Zurzo. Gli darei Zurzo, non fidarti mai di Zurzo. Guarda, stai attento, perché se vai da Luca, vai coperto. Se tu sei napoletano, qui c'è il clan napoletano, tengo io. Non si preoccupi. Ha detto come se stessi a casa, grazie caro. Si accomodi, poi le farò avere presto da tutto. Appoggio qua, così sì, sì, sono caro. Correnti d'aria, fuori non si sa mai. Come stai, Alessandro? Io sto bene, felice di non essere troppo felice. Mazza, ma sei elegante. Lo so, perché tu... Ah, perché, oddio, perché... mi è caduta la prostata. No, cosa è caduta? È caduto qualcosa. No, alla mia età è un attimo. Alla mia età si perdono i pezzi. Vabbè, metto questa cosa qua, lo metto via. Ma c'era un'altra cosa qui. Eccolo là, me lo mettono sempre lontano. No, sono le pillole, quelle per l'incontinenza. Sì. Allora, senti, innanzitutto benvenuto qua. Grazie, ben trovato. Felicissimo. Tu sei diventato padre qua. Giovanissimo. Io sono diventato padre, io distingo i due momenti della paternità. Uno quando l'ho saputo, a 21 anni, ero all'università, alla cabina telefonica della Federico II su Via Marina, e 22 anni quando è nato, perché quando l'ho saputo sicuramente è stato uno dei momenti più... È stato uno shock un po'. Ma non credo che a quell'età hai l'idea di che cosa possa essere uno shock. Ma tu conoscevi già il funzionamento della procreazione a quell'età? Mi avevano spiegato per, diciamo, a grandi linee come... erano arrivati fino al momento in cui stai per... C'è quel pericolo, no? Sì, c'è quel... No, non mi hanno mai parlato. Guarda, in ogni caso è stato un dono meraviglioso. E tuo figlio quanti anni ha adesso? Mio figlio adesso ha quasi 29 anni. E... 29 anni? 29 anni, sì. Io ne ho 50 fatti. Ed è, e pensa, credo che se non avessi avuto mio figlio a quell'età, io all'epoca facevo l'avvocato, non avrei mai fatto l'attore, cioè non avrei mai preso la decisione di fare qualcosa di cui un giorno mio figlio sarebbe potuto entrare in possesso, cioè di un atto di libertà, cioè di una libertà, quella di poter scegliere da soli in maniera autonoma una strada e vedere come andava. Perché tu, se non fosse, tu saresti un avvocato. Infatti la cravatta la metto apposta quando esco di casa. No, io non sono proprio diventato avvocato, non ho fatto il giuramento, però ho lavorato per un anno in uno studio di diritto tributario, studio di mio zio. Sai che c'è molta affinità fra avvocati e attori, no? Si dice siamo tutti due mignotti uguali, cioè nel senso che andiamo da chi paga e noi andiamo. Beh, abbiamo un grande dono demoniaco che è quello dell'uso della parola. Esatto, della menzogna. Ricordo un esame di filosofia del diritto, brevemente mi siedo lì, era l'ultimo esame di una sessione dove già avevo fatto tre esami, anche brillantemente, ho detto vabbè, me lo leggo velocemente, il Leviatano di Hobbes, giusto così. Mi faccio dire due o tre cose da amici intorno, mi siedo, comincio a parlare una supercazzola gigantesca, anche con qualche accenno in un latino inventato. A un certo punto la titolare di cattedra mi guarda e mi fa: però mi sa che oggi, e io già mi aspettavo, metterò la lode, complimenti. Non ci credo. Cioè la grande forza della parola. Senti, per cui poi hai scelto di fare l'attore, ti sei innamorato di questo mestiere. Mi ha molto, ovviamente in questi giorni abbiamo cercato tutte le tue ultime cose, ne hai fatte tantissime. Hai fatto Relier, ma non è un po' giovane fare Relier a 50 anni? In linea di massima sì, è chiaro che si fa il Relier perché chiave... Ecco, ti vedo là, con chi è? Gonnerilla, chi è lei? È il matto che è Federica Fresco, che interpreta Cordelia alle altre due sorelle, quello lì invece è Kent, diciamo che è un adattamento del Relier che nell'aspettando... Fatto da Cacciari mi sembra, no? No, l'adattamento. Cioè, io mi sono ispirato a un libro, a un saggetto, così lui la chiama, un saggetto che insomma tutto può essere tranne un saggio, che è Padri e figli e l'eredità, cioè cosa vuol dire ereditare in vita. Leggendo questo libro mi è venuto in mente di interpretare, nonostante sia un cinquantenne, anche abbastanza, diciamo, portatore sano degli anni che ho, e di interpretare Lear non già pronto e vicino alla morte, cioè quando tutta la morale di quella del dramma shakespeariano, cioè... Perché lì in realtà sarebbe un vecchissimo Lear e la tragedia, no, con le figlie... E la tragedia è dire prima di invecchiare, prima di morire, devi cercare di essere saggio. Certo. Ma se uno sta per morire, il tempo per diventare saggio, come ce l'ha? E quindi ho deciso di interpretare questo ruolo anche per fare un po' pace con la mia dimensione di padre
e figlio, cioè cercare... Ad uso un Delfini, cioè te la sei fatta un po', ti serviva a te questa cosa? Beh, sì, anche quando fece il Cyrano de Bergerac senza naso, no? Dice, ma come, Alessandro Prezioso... quello era un momento di Narciso, diciamo la verità. Sì, esatto, anche tu l'hai fatto. Ma però io l'ho messo il naso. Io non l'ho messo, non perché non volevo, come disse Aldo Calzulo, disse, poi me l'ho raccontato bene, un articolo dove commentava e criticava lo spettacolo, ho detto, vabbè, però adesso che non si mette il naso perché non voglia apparire brutto... Invece... Tu sai come ci chiamano noi? Come ci chiamano? Ciao, come sto? No, giuro, sì. Ci chiamano ciao come sto. Io invece sono un po' più sai chi nobile. Ci chiama, sai chi ci chiama ciao come sto? Chi ci chiama? Un'amica comune, non dico cognome, si chiama Cosima. Eccola, Cotto. Va bene. Io invece ciao preferisco sto. Che mi si dica ciao come sta, perché come sono sta? Uno molto distinto, lo sai. E quindi come nel Cyrano, dove feci quello spettacolo perché mi resi conto che avevo in qualche modo difficoltà ad accettare il fatto di essere non tanto bello o brutto, ma che avevo proprio dei pensieri che mi rendevano arcigno, brutto, che mi stavano incupendo. Però eri molto bello in scena. Però non lo vuol dire, cioè la bellezza, come dice Baudelaire, no? Dispensa sollievo e crimine, e in questo assomiglia al vino, ed è la verità, la bellezza ha questo grande inghippo di renderci veramente a volte orrendi, brutti e prepotenti. Senti, ti voglio fare una domanda, io... Ho fatto delle dichiarazioni, mi hanno lapidato perché non lascio niente. Ma dai, figli. Ma chi l'avrebbe mai detto che Luca Barbareschi fa delle dichiarazioni, no, e poi dice oh, oh. No, perché ho detto non lascio niente. Tu cosa lasci in eredità? Allora, cosa lascio? Sicuramente il mio portapenne, perché io sono legato a cose. No, allora cosa lascio in eredità? Ma sei a favore dell'eredità ai figli? Io sono a favore del lasciare qualcosa in eredità quando sono ancora vivo. Cioè nel senso che... Attento perché l'hai detto, stanno seguendo. Sì, 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 ma già più o meno... Cioè, io credo che entrare in relazione occasionale con la persona che ti ha preceduto, quindi con la sua eredità, sia un grandissimo errore. Cioè nel senso, considerare l'eredità soltanto un mucchio di valori a cui ci si accede perché qualcuno è morto, non ti permette in realtà di entrare in contatto vero, sostanziale, con quello che ricevi. E quindi per me lasciare in eredità in vita vuol dire avere la possibilità di confrontarmi su quello che del così fu, di quello che è stato, che non è soltanto qualcosa che è lontano da lui o da me, ma è qualcosa che si può condividere e di cui parlare. Chiaramente non parliamo di beni materiali. Mi auguro di poter lasciare loro la grande fortuna degli strumenti, delle cose, anche sì, un sassofono, un pianoforte. Fermo. Senti, ho qui in sala una persona speciale che ha scritto un libro anche molto bello, è la dottoressa Grayson. Grayson, se me la inquadrate, dov'è? Eccola, quella donna bellissima con i capelli rossi, di origine scozzese, in realtà si chiamava Mac Grayson, e insomma... Parrucca pazzesca, eh? No, no, sto scherzando, sto scherzando. È un uomo cattivo dentro, non come me che sono buono. Senti, volevo parlare di scienza, di cosa... dei figli che hanno ereditato nella scienza, no? Ci sono dei personaggi nella storia, mi sembra ci sia Niels Bohr per il teatro, ma sono che hanno lasciato qualcosa nella scienza, e anche ci sono sei donne importanti. Parlamene sì, un attimo, sì. Che hanno cambiato il mondo in qualche modo. Beh, allora, rispetto a quello che hai detto nel tuo monologo iniziale, ecco, io ho trovato benissimo la figura raccontata da te di Albert Einstein. Lui non ha lasciato ai figli quello che avrebbero loro voluto, ma in realtà l'ha lasciato a tutta l'umanità. Chi ha lasciato direttamente qualcosa di materiale, per esempio, è stata Marie Curie. Marie Curie ha lasciato a Irene Curie, sua figlia, il grammo di radio che gli ha regalato il presidente degli Stati Uniti d'America. E da lì in poi lei è diventata premio Nobel proprio come la madre. La madre ha vinto cioè, due... la madre era nome certo, e anche lei. La fantastico. Madre, Marie Curie, due premi Nobel in fisica e in chimica, la figlia in chimica. E quello che invece hai citato più tu invece è Niels Bohr, tra i creatori della fisica quantistica, e nella sua scuola di Copenaghen ha fatto studiare anche il figlio Age Bohr, che è diventato premio Nobel. Dunque l'eredità di sapere viene tramandato nei figli. Finalmente avrà un figlio che non si lamenta del padre, no? Che ha fatto qualcosa anche lui. Sì. Senti, ma lui era amante del teatro, sosteneva che il teatro... Sì. Perché prima parlavamo in camerino un attimo io e lei e dicevo, ma la fisica, no? Sì. Cioè, quando tu reciti, apri come dei file, no? Entri dentro,
È vera questa cosa, no? Hai ragione. Allora, dunque, tu hai citato Niels Bohr. Niels Bohr ha creato sia la scuola di Copenaghen per raccontare a tutti la fisica quantistica, ma anche per riuscire a rappresentare a teatro la fisica quantistica. Dunque, io mi sono ispirata un po' a lui nelle mie rappresentazioni teatrali. E lui, per esempio, faccio vedere una cosa, scena... posso? Faccio vedere due libri importanti, sì, vi consiglio. Ogni cosa è collegata... Non so se sto prendendo la telecamera giusta perché non vedo. E anche Sei donne che hanno cambiato il mondo di Gabriella Grayson. Sì. Ve li consiglio. Ogni settimana qui consiglieremo. Guardate bene, prendete nota. Guardate anche su Rai Play lentamente, potete guardare domani. Grazie. No, no, finisci perché devo chiedere un'ultima cosa. Io devo andare veloce perché mi tolgono un minuto a puntata. Perché noi saremo l'unico show che durerà un'ora in 38 minuti. È fisica quantica, questa è la rovescia, certo, però, no? Certo. E dunque, invece, per quel che riguarda le sei donne che hanno cambiato il mondo, a me viene in mente Hedy Lamarr. Abbiamo una foto di Hedy Lamarr da vedere, sì, perché i più giovani non sanno chi è Hedy Lamarr, che era un pezzo di ragazza meravigliosa, riprova che non tutti... Nel frattempo è caduto il microfono prezioso, ecco qua. Sì, la Hedy donna Lamarr, più bella del mondo, la, fino la donna all'arrivo più bella del mondo, Marilyn Monroe. Ma anche inventrice del nostro Wi-Fi. Lei era ebrea di origine, voleva scrivere un sistema perché aveva frequentato il Politecnico di Vienna e dunque i suoi studi di ingegneria le avevano fatto fare un suo combattimento personale. Voleva scrivere il sistema per intercettare i siluri nella sua particolare guerra contro il nazismo di Hitler e allora aveva brevettato il sistema SCS. Questo sistema prima è stato usato dalla Marina Militare, per esempio nelle navi che fecero lo sbarco a Cuba nel 62, ma poi nell'85 fu usato dalla ingente industria della telefonia mobile che voleva creare un sistema per le comunicazioni a distanza e quindi lei è l'inventrice del nostro Wi-Fi, del Bluetooth. Ma ha delle royalties almeno? Ah, certo. Allora lei è stata sposata 6 volte. Comunque, velocemente, se ci pensi, il nostro lavoro, soprattutto quello dello spettacolo dal vivo, vive quantisticamente di una sovrapposizione di dimensioni che poi diventano condivisione emotiva, eccetera, eccetera. Ma a me, come credo sia capitato anche a te, quando interpreti dei ruoli non soltanto li vivifichi, ma incredibilmente hai qualcosa che scorre parallelamente alla, diciamo, alla progressione del tuo lavoro, del racconto che fai. E hai intorno a te qualcosa che improvvisamente è dentro ciò che dici, sì, e che evoca cose incredibili. Beh, cioè, ha parlato della sovrapposizione di stati così nella fisica quantistica. Ho scritto un piccolo saggetto, dopo te lo do. Sì. E poi soprattutto il Re Lear parla dell'amore relativo, di quanto l'amore sia relativo, visto che l'amore viene diviso tra le figlie all'amore che provano. Io so solo la che sono degli, i figli sono degli ingrati, diciamo la verità. Mostri di ingratitudine. Siete mostri! Leggete il libro di Polito, Contro i padri, un saggio meraviglioso. I figli vanno ogni tanto anche sgridati, invece ti sgridano da vecchio. Senti, io volevo chiederti una cortesia. Io una sera in un locale sono entrato, credo fossi tu che cantavi. Sì. Ma canteresti per me? In playback volentieri. No, certo, devi cantare, guarda. No. Ma no, dai, no, ragazzi, guarda, non mi fate fare. Qui è così. L'abbiamo fatto anche. L'abbiamo fatto con Serena Rossi. Io ti porgo questo microfono. La tonalità. Lo faccio, eh? La tonalità è giusta. La tonalità è giusta. Vai. On fire, no one could save me but you. Stranger desire, you made foolish people do. I never dreamed that I loved somebody like you. I never dreamed that I missed somebody.
Graziosi and the Zurzolo Band. Grazie mille. Non avevo... Alessandro! Non avevo mai improvvisato così. Ma così, senza grazie, rete. Senza rete. Ma è vero che tu, il tuo sogno è fare Madame Bovary? No, il mio sogno è fare il circo, fare il circo. Il trapezio. Ma il tuo sogno sarebbe fare al maschile no. Madame Bovary di... Sono curioso di interpretare tra le psichedeliche scelte che sì. Mi è capitato di fare nella vita, con grandissima fortuna, e diciamo grazia dei produttori, tra cui anche te con cui ho lavorato, ho sempre pensato che scoprire la mia parte femminile sia qualcosa che mi metta in pace con la difficoltà che ho di relazionarmi con l'altro sesso. Ma io lo sostengo tutta la vita. Noi siamo maschi e siamo femmine. Nel Simposio di Platone si spiega così bene che all'inizio eravamo uomini e donne insieme, eravamo androgeni, e gli dèi per centauri dalla vita in giù, donne per tutto esatto, il resto. Esatto, eravamo invidiati dagli dèi e ci hanno divisi in due, obbligati a cercarci tutta la vita. Spiegami cos'è il tuo concetto di famiglia moderna, perché tu hai diversi matrimoni, diversi figli, come funziona? Ma io credo che la famiglia moderna abbia un principio elementare, semplicissimo, che non ha bisogno di essere citato nella letteratura. Se tu ami veramente i tuoi figli, non puoi che dar loro la possibilità di vivere questa modernità, che poi di tanto moderno non so quanto lo sia, di essere, diciamo, di avere rispetto progressivo che diventa riconoscenza e quindi ancora amore e quindi ancora amicizia nei confronti delle madri. Io ho fatto questa scelta tanti anni fa, quando mi separai dall'attuale madre di mia figlia. Vittoria Puccini. Vittoria Puccini, la cantante. La grandissima attrice. E ricordo che con un amico, ero a Tiene, dove stavo facendo uno spettacolo, e lui mi disse, con tutte le vicende rocambolesche con le quali sai benissimo che all'inizio ci si separa, disse: tu vuoi veramente bene a tua figlia, allora devi voler bene anche alla madre. Ciao. Allora, mentre... Quando mi ricapita di rivestire Preziosi, e voilà, che sarà con noi presto in televisione su Blackout 2, lo sta girando adesso, ed è stato uno dei grandi protagonisti di Edda Ciani Comunista, di film, di tutto. E Bla Bla Baby. E Bla Bla Baby, che potete rivedere su My Play. Grazie. Grazie. Ciao Marco, grazie.